strada laterale vicino alla stazione, quando avevo già notificato dei poliziotti che appunto sono un reporter italiano e inizialmente non mi avevano creato problemi. Un secondo gruppo di poliziotti che si trova su questa strada, considerate che le manifestazioni erano davanti, e in quel momento non erano in corso, erano già in parte transitate e in parte stavano approcciando. Si sono girati verso di me dopo 10 minuti circa che registravo e mi hanno assaltato. Mi hanno iniziato a colpire sulle gambe per farmi andare a terra, mi hanno preso il cellulare, con cui il cellulare di lavoro, l'hanno battuto e in inglese, raffazzonato, mi hanno detto non si registra. Dopodiché mi hanno spruzzato a distanza ravvicinata lo spray al peperoncino per accecarmi. Sono stato ammanettato e portato in quello che sembra essere uno dei carceri dove sono avvenute il più alto numero di torture e detenzioni, e lì prima inizialmente sono stato messo in una gabbia insieme ad altri internazionali. Siamo prima transitati in un corridoio dove c'erano un sacco di persone, probabilmente un centinaio, e venivano colpite, venivano insultate, fino a che ho visto dietro di me, quando mi hanno spinto la testa giù per portarmi in questa gabbia, una ragazza con la mandibola completamente sfondata e il sangue che ne veniva fuori. Ci hanno lasciato in questa gabbia soli internazionali e dopodiché ci hanno spostato la mattina in una cella dopo averci sequestrato telefono, passaporto e qualunque altra cosa, eccetto i vestiti. Ci hanno fatto togliere anche i lacci delle scarpe. Quindi siamo stati messi in una cella senza passaporto, senza cellulare e nient'altro. Eravamo 19 persone in una cella 4x4 con una latrina fetida, un rubinetto, l'unica fonte d'acqua, rattoppato con un panno intriso di sangue, piscio, e non ci hanno dato da mangiare. Per 60 ore in cui siamo stati confinati lì, non ci hanno dato da mangiare. Per fortuna, nella gabbia, prima di avviare il protocollo di sicurezza, ovviamente. E questo ha permesso 3 giorni dopo la mia liberazione. Ma un ragazzo svizzero, nonostante lo sforzo delle autorità svizzere, ero in contatto con loro l'altro ieri, non è stato liberato prima di ieri pomeriggio, quindi diversi giorni dopo. Il tuo racconto purtroppo conferma quanto denunciato dagli attivisti bielorussi, ossia di gravi abusi subiti in carcere, un incubo che nel tuo caso fortunatamente è finito grazie all'ambasciata. Quanto tempo sei stato in Bielorussia? Cosa hai visto e quali sono le diverse posizioni dei cittadini rispetto al regime di Lukashenko? Sono stato dal fino al giorno dopo la mia liberazione, quindi il 13, e quello che ho raccolto e quello che ho potuto osservare mettendo insieme i vari pezzi del puzzle è intanto una totale negligenza da parte delle autorità verso il dissenso, cioè loro non si rendono conto e non vogliono credere che le persone possano trovare un dissenso verso il governo e che possano considerare questa situazione inaccettabile. Lo ignorano. Lo stesso Lukashenko ha detto che sono solo pecore e che lui non può di fatto accettare che questi infiltrati li chiamano, accusano tutti di essere infiltrati di stati stranieri. Se da un lato c'è il non voler riconoscere le difficoltà, le sofferenze della popolazione, dall'altro c'è una totale nebulosa onda di manifestanti. Non fraintendete, al momento non si tratta di una rivoluzione, si tratta di onde di movimento mosse dal malcontento e che ovviamente si contrappongono all'attività di governo. Bisognerà vedere nei prossimi giorni quale direzione prenderanno. È anche giusto affermare che è normale che altri paesi siano interessati nel vedere quale direzione questo malcontento prenderà, se favorevole o meno. È assolutamente normale. Se ci sono le elezioni in Francia, l'Italia è interessata nel sapere come andranno queste elezioni. La stessa cosa accade lì. Il problema è che al momento le possibilità sono 50 e 50. Da 2 giorni c'è una concreta possibilità che Lukashenko venga messo all'angolo, ma allo stesso tempo è anche possibile una situazione turca in cui c'è uno Stato tecnicamente e democraticamente eletto, ma di fatto controllato con il pugno di ferro ancora e ancora. In quel corridoio voglio aggiungere una cosa: quando ci hanno spostato di giorno dalla gabbia alla cella, abbiamo potuto osservare una valanga di sangue rappreso, pezzi di dente, ma soprattutto tantissime borse e bagagli in cui i cellulari squillavano per creare una pressione psicologica. È evidente che è una strategia del terrore. Non è solo fare paura alla gente per aspettarsi, per instillare un comportamento. Qui è una paura generalizzata. È generalizzata, ed esempio è la nostra cella. Eravamo 19 persone
4 giornalisti, un solo manifestante. Tutti gli altri erano persone che uscivano dai bar, che stavano tornando a casa e che sono state di fatto sequestrate dalla polizia per creare un senso generalizzato di terrore. Secondo te Putin, che è già intervenuto, potrà fare da ago della bilancia? Assolutamente sì. Ufficialmente la Russia è schierata, ma nei fatti gli OMON e la polizia che sta aiutando la polizia russa aveva targhette russe, quindi sta già aiutando.